Conoscete il Fomes fomentarius, conosciuto anche come fungo dell'esca, punk, fungo dello zoccolo, conch o amadou? Stato per secoli uno dei principali modi per innescare il fuoco e mantenerlo vivo, trasportandolo da un luogo ad un altro, da parte degli uomini primitivi. Anch'esso è stato trovato all'interno del saccapane di Ozi, l'uomo che veniva dai ghiacci, la mummia del Similaun ritrovata in Trentino Alto Adige. Queste esche venivano preparate essiccando il fungo, scavandolo e riempiendolo di brace calda, per poi richiuderlo. Le braci continuavano così ad ardere per giorni, permettendo il trasporto del fuoco da un luogo ad un altro, dato che esso ardeva molto lentamente. Intere tribù utilizzavano questa tecnica, sia in Europa che in Nord America. Tant'è che in una provincia del Canada, il Saskatchewan, ci sono delle colline che prendono il nome proprio da questi funghi, le Touchwood Hills, in quanto Touchwood era un altro dei nomi con cui venivano chiamati i funghi dell'esca. I popoli primitivi utilizzavano un corno di bufalo svuotato, riempito con il fungo essiccato e carbone ardente, e lo trasportavano da un lato all'altro delle colline. I Cree del Nord America volgevano il fungo ardente all'interno di conchiglie d'acqua dolce e lo rivestivano con foglie per poi trasportarlo in canoa. Ma i suoi usi della tradizione non si limitano solo a questo. Anche nella medicina tradizionale cinese viene da sempre utilizzato come diuretico, antibatterico, antinfiammatorio, come agente emostatico, per rilassare i nervi, come antitumorale, per acne, ulcere cutanee e infezioni del tratto urinario. Come sempre la scienza cerca un riscontro medico e recenti studi hanno dimostrato i suoi effetti antivirali, antidiabetici, immunomodulatori, ma soprattutto contiene il pigmento della melanina. Quindi svolge un'importante funzione come protezione solare e potrebbe tornare utile nella cura di pelle e capelli. Contiene inoltre vitamine del gruppo B, vitamina D, ferro, rame, potassio e selenio. Cresce su latifoglie sia vive che morte, che lo rende sia parassita che saprofita ed è in grado di decomporre il legno in maniera molto rapida. Vi ricordo che i funghi parassiti attaccano alberi già deboli, quindi sono causa secondaria della loro morte.